Allora, diamo il buongiorno in trasmissione anche ad Emanuele Matino. Buongiorno Emanuele. E allora, Emanuele, insomma, questa è stata una settimana completa, no, per lavorare con il nuovo mister, diciamo così, una settimana un po' più tranquilla per apprendere meglio le richieste di Iachini, vista anche la vittoria nello scorso turno. Che cosa vi ha chiesto in questa settimana a livello di priorità? No, lui ha dei concetti suoi, noi cerchiamo di metterli in campo la domenica. Lui vuole molto che siamo il pressing forte, appena perdiamo palla lui vuole subito che stia là senza fare il passo all'indietro. Poi lui ci ha aggiunto tanti concetti che cerchiamo di mettere la domenica. E allora, Iachini, insomma, possiamo dire, no, Emanuele, che vi ha ridato nuova linfa anche a livello mentale. Era quello che serviva in questo momento, possiamo dire questo. Sì, è quello che ci serviva in questo momento. Insomma, poi, chiaramente, poi, per quelle che sono le tue caratteristiche, ti chiedo anche, Emanuele, ti ci rivedi un po' anche nel carattere di questo allenatore? Perché, insomma, ti rivedi un po' nella sua grinta, nella sua aggressività. Sì, come mi ha raccontato lui, anche quando lui è stato giocatore, era un giocatore, diciamo, giocatore simile a me, grinta. Voglia di dare una mano alla squadra. Sì, più o meno ci somigliamo come carattere. Anche come caratteristiche in campo, anche se Iachini era un mediano, un centrocampista e tu un difensore, però le caratteristiche, insomma, in campo più o meno sono quelle. Passiamo, Emanuele, alla prossima sfida, quella di sabato contro la Feral Pisa-Lo. È vero che, come dire, al momento non state incontrando squadre al vertice, ma guardando comunque la classifica, diciamo così, non sono mai facili queste partite. Poi il 3-3 dell'andata grida ancora vendetta. Sì, sicuramente la partita di domenica è più difficile di quella là che abbiamo fatto sabato, perché sai come ti devi riconfermare, diciamo che stai uscendo da un brutto momento. Anche fare punti in queste partite serve, diciamo, per affrontare le squadre più di vertice con, diciamo, una mentalità più vincente. Eh sì, perché poi tu sei, diciamo così, in carriera sei stato abituato anche a fare la gavetta, a partire dalle categorie inferiori. Sai quanto può essere importante, insomma, l'aspetto della cattiveria agonistica in questo tipo di partite contro squadre che poi devono risalire a tutti i costi la classifica. Quindi questo sarà un aspetto davvero, davvero importante, al di là delle nozioni tattiche in campo. Sì, questa partita, diciamo, Sai come si possono vincere, diciamo così. sì, questa partita, diciamo, tra virgolette, partita per la salvezza, perché se qua sono punti per la salvezza in questo momento, poi da un più in là possono essere punti per arrivare ai playoff. Questi punti qua, diciamo, si fanno come, diciamo, il mister ci dice di fare, nel senso di stare con grinta, voglia e fame di vincere la partita. Anche perché poi, insomma, le prossime gare in programma, insomma, di questo febbraio, anche di inizio marzo, diventano gare davvero, davvero importanti. Perché, come abbiamo fatto prima un'analisi con il collega di Bari Today, insomma, vincendo innanzitutto ci si allontana da quella zona pericolosa, dalla zona play-out, che è diciamo così, il primo obiettivo visto l'andamento attuale del campionato. Però centrando queste vittorie contro questi avversari, poi diventerebbe anche concreto l'obiettivo play-off, insomma. Sì, diciamo dopo questa partita che abbiamo sabato, incontriamo, diciamo, tre squadre subito di vertice importante. Spero che possiamo fare punti che ci possano servire in questo momento, come ha detto lei, alla salvezza, e poi dopo appuntare playoff. Insomma, Emanuele, ti chiedo anche sul piano personale questa che stagione è al momento per te, al di là poi, diciamo così, dell'andamento di squadra a livello di risultati in campionato. Scusa, non ho capito, puoi ripetere la domanda?
diciamo, sul piano personale, per te questa che stagione è fino a questo momento? Al di là poi dei risultati che avete ottenuto a livello di squadra in campionato, no, sul piano personale ti chiedo. No, sul piano personale sono contento che ho avuto più spazio e spero di averlo ancora e di dimostrare, diciamo, tutte le mie qualità. Anche perché non hai fatto una cosa da niente, insomma, perché questa, ricordiamo, è la tua prima esperienza in Serie B e già comunque hai scalato un po' le gerarchie nel corso della stagione, perché è vero che davanti ci sono difensori importanti come Di Cesare e Vicari, però il tuo contributo l'hai sempre dato e insomma già con il precedente mister, insomma, hai avuto già fiducia in più da questo punto di vista. Sì, diciamo anche il mister precedente che mi ha dato molto fiducia, anzi lo ringrazio pure. In quel momento, diciamo, le ultime partite ha deciso le sue idee di farmi giocare a me. Poi ci può stare che oggi gioco io, domani gioco a Gian, dopo che si può variare. Diciamo anche il mister nuovo può giocare con la difesa 3 e abbiamo più spazio, diciamo, tutti. Perfetto, perfetto. Noi siamo in chiusura di questo spazio. Emanuele, ti ringrazio per essere stato con noi questa mattina. Grazie a voi. Un grazie ad Emanuele Matino, difensore della SSC Bari. Io in chiusura per la regia di Telebari ringrazio Gianluigi Maggi e Alessandra Di Lalla. Per quella di Radio Bari ringrazio Paolo Gentile. Grazie anche a voi per la cortese attenzione. L'appuntamento con lo sport torna alle 14:30. Ciao.